l'imperatore di Ocean Park. Il vecchio giudice è morto. Il leggendario giudice federale Orrival Garland, confidente di due presidenti, candidato alla Corte Suprema, imperatore dei tribunali, si è spento. Amareggiato da una sconfitta pubblica diventata alla fine un'agonia privata, il giudice ha dato però un'ultima zampata. Un mistero, agli occhi del figlio Talcott, apparentemente insolubile. Esisterebbero delle fantomatiche disposizioni di cui Talcott non sa nulla. Ma l'amico corrotto del padre, quello che aveva rovinato la candidatura del giudice alla Corte Suprema, le vuole ottenere proprio da lui, a tutti i costi. Che cosa si cela dietro al sofisticato problema sarcastico doppio Excelsior, ossessivamente annotato nel diario paterno? E ancora, perché la sorella Maria nutre un sospetto impronunciabile sulla morte del padre? L'insegnamento che il giudice ripeteva sempre: bisogna tracciare una linea, da una parte ci sei tu e dall'altra ci deve mettere il passato. Mi suono ora davvero ironico. È proprio quel passato ad aggredire Talcott. Il suo mondo così sicuro inizia a inclinarsi e a nulla valgono le macchine tedesche, l'insegnamento dall'università, la bella casa di Martha Wainwright, i privilegi di una borghesia nera ormai affrancata. Due atroci omicidi in rapida successione lo convincono che anche la sua esistenza è in gioco. Cadono le apparenze e la realtà si fa avanti, e vi cade fuori così contorta dentro, con il carico di un sentimento angoscioso a cui l'uomo di oggi, pare suggerire lo scrittore, non può sfuggire. Ambizioni, passioni, delitti. L'imperatore di Ocean Park si è imposto in America come il debutto dell'anno e ci fa conoscere un autore capace di lanciare un atto d'accusa contro un sistema giudiziario in frantumi e un mondo morale impazzito. Allora, l'autore è Stephen L. Carter. Il libro è disponibile presso il nostro sito usatoenco.it, è in cartonato rigido con sovracoperta. La sovracoperta ha preso luce, si vede anche dalla foto che è sul sito, e per cui ha un bicolore, è leggermente stracciato la sovracoperta. Il libro in linea di massima è in buono stato, ha le pagine ingiallite in quanto è un libro datato 2003. Non ha scritture, non ha nessun tipo di danno all'interno. Parliamo di un romanzo stampato da Mondolibri. Questo è un libro che ho iniziato a leggere circa un anno fa, e ha circa 800 pagine. In realtà l'abbiamo acquistato più che altro per la bella copertina, più che per l'autore che non conoscevo. La copertina è un pinone bianco caduto, è bellino come copertina, mi piace. Comunque è stata una delle letture più tribolanti della mia esperienza di lettore, vuoi per l'attuale periodo della mia vita con troppi impegni, scadenze e poco tempo per la lettura, vuoi per le continue estenanti aperture di parentesi su parentesi che lo scrittore ama fare in tutto il tragitto che porta il personaggio all'epilogo, mettendo a dura prova anche il lettore più attento e appassionato, figuriamoci io. In ogni caso, nonostante una miriade di nomi e personaggi che appaiono, scompaiono, non si sa bene perché un dettaglio minuzioso in ogni cosa di accadimento, che a volte sembra inutile, devo dire che non si riesce ad abbandonarlo. Perché è ben scritto e non è mai banale. I personaggi non sono eroi né delinquenti, ma più veri del vero, e perché a modo suo riesce ad essere avvincente. Certo, i sottintesi razziali sono abbastanza evidenti e troppo insistiti. Un membro della nazione più scura. Certo, si fa un uso del cosiddetto McGuffin, in questo caso le disposizioni, pretesto narrativo per creare suspense, ma forse proprio per questo elemento alla fine ci si affeziona e arrivati all'ultima pagina se ne dispiace un po'. Anche questo è un libro che vi consiglio di leggere, anche se è un po' lunghetto.